Allora, siamo molto lieti di avere qui con noi Maurizio Brignoli, che abbiamo già più volte avuto il piacere e l'onore di intervistare. Ricordo per chi avesse perso le puntate precedenti che le può recuperare su questa pagina YouTube a cura del collettivo politico della Città Futura, che è anche un settimanale comunista. E oggi volevamo parlare con Maurizio a proposito di questa inchiesta che stiamo conducendo su che cos'è oggi l'imperialismo, di conseguenza quali paesi possono definirsi tali e quali sono, diciamo, le contraddizioni principali e le contraddizioni secondarie. Diciamo, lo spirito di questa inchiesta, di cui trovate, diciamo, tutti gli incontri precedenti sempre su questo canale, quindi li potete nel caso recuperare, mira, diciamo, a ristabilire quantomeno un dialogo tra le posizioni, diciamo, antiimperialiste, in particolare dei marxisti, dei comunisti, di quelli che si richiamano più in generale al socialismo scientifico, perché uno dei motivi per cui l'imperialismo sembra talvolta invincibile è proprio la divisione del fronte antiimperialista. E quindi ci siamo resi conto che spesso c'è proprio un difetto di comunicazione e di confronto delle idee, e quindi, diciamo, con questa inchiesta, anche se a distanza, volevamo appunto rilanciare questo confronto per vedere se poi si può arrivare, diciamo, a una qualche forma di sintesi, smussando un po' gli angoli delle differenze e soprattutto del mancato riconoscimento delle posizioni degli altri. Per cui anche questa volta, come abbiamo fatto in tutti i casi precedenti, alla fine, diciamo, dell'esposizione di Maurizio, li porremo, diciamo, li sottoporremo alla sua attenzione delle interpretazioni diverse che sono emerse nel dibattito, rispetto naturalmente non quelle che coincidono con la sua, ma solo quelle diverse, a prescindere se noi le condividiamo o meno, per vedere appunto se è possibile stabilire, diciamo, anche se a distanza, una qualche forma di confronto. Diciamo che lo spirito di questa cosa, e con questo concludo, è cercare, di ricostruire quell'unità, del Partito dei Comunisti, nel senso che davano al termine Marx ed Engels, e che era, diciamo, un valore fondamentale sia per il fondatore del comunismo moderno a livello internazionale Lenin, sia per il principale esponente italiano Gramsci, che si sono sempre battuti per mantenere unito, diciamo, il partito, partiti in cui erano presenti tutte le diverse anime del movimento comunista, che da allora si sono separate sempre di più, e questo sicuramente è una cosa di cui paghiamo i costi ancora oggi, perché appunto, avendo il piacere di intervistare gli intellettuali marxisti comunisti, ci rendiamo sempre più conto che sono quelli che sicuramente fanno l'analisi più significativa, ma poi spesso c'è difficoltà, diciamo, a realizzare, diciamo, le cose che si teorizzano proprio a causa di questa perdita dell'unità. Bene, l'ho fatta lunga, do subito la parola a Maurizio. Ricordo, sì, scusate, cosa importantissima, che Maurizio l'abbiamo già presentato, pure questa presentazione la trovate sul canale YouTube. È autore di un'opera molto importante sul tema, che si intitola Breve storia dell'imperialismo, pubblicata dalla Città del Sole, di Napoli. E quindi a te la parola. La questione appunto è che cos'è oggi l'imperialismo, di conseguenza quali potenze possano definirsi tali, e in conclusione quali sono le contraddizioni principali, i primi avversari, diciamo, da contrastare, e quali invece quelle che si possono considerare secondarie. Benissimo, buongiorno e mettiamoci all'opera, visto che la questione non è delle più semplici. Prima di tutto partiamo dal definire l'imperialismo, nel senso che l'imperialismo è una tappa dello sviluppo del modo di produzione capitalistico che porta allo stadio monopolistico del capitale.
Questo è un processo che possiamo iniziare a datare negli ultimi 30 anni dell'Ottocento. È anche possibile delineare una sorta di periodizzazione dell'imperialismo che ha conosciuto di diverse tappe, diverse fasi. Usiamo ovviamente una datazione, un riferimento simbolico, tanto per avere una qualche suddivisione cronologica, ma ad esempio, si potrebbe porre una prima fase che è quella del capitalismo monopolistico finanziario e della nascita dell'imperialismo nazionale, che potremmo datare appunto dall'inizio degli anni 70 dell'Ottocento fino al primo conflitto mondiale. Poi abbiamo un'altra fase che potrebbe essere quella lunga dal 14 al 71, cioè la fase del capitalismo monopolistico di Stato, che si può suddividere grosso modo in due periodi: il grande scontro interimperialistico, che è la seconda guerra dei 30 anni, 1914-1945, e poi abbiamo il passaggio dalla fase nazionale alla fase multinazionale dell'imperialismo, quando appunto le grandi imprese monopolistiche pongono le loro basi produttive anche in altri paesi, pur facendo sempre riferimento a una casa madre. E poi l'ultima grande tappa, quella in cui ci troviamo ancora, che simbolicamente possiamo far iniziare nel 1971, quando gli Stati Uniti sospendono la convertibilità del dollaro e si apre, insomma, il segnale evidente di quell'ultima grande crisi da sovrapproduzione nella quale ci troviamo ancora adesso, ovviamente con fasi alterne. E qui invece siamo proprio nella fase del capitalismo finanziario transnazionale, per cui abbiamo capitali che vengono da diversi paesi e si concentrano in queste grandi imprese che possono avere sì una base nazionale, ma in realtà poi la produzione è spostata nei luoghi dove si garantisce un profitto maggiore, un saggio di profitto più adeguato, e questo dipende poi dalle varie necessità di questi grandi monopoli. Ora come ora, ci sono, diciamo, c'è una situazione di scontro interimperialistico che direi si delinea lungo alcune direttrici. Queste direttrici sono lo scontro per il controllo delle aree valutarie, la lotta per il controllo dei corridoi, dei grandi corridoi per il trasporto delle merci e dell'energia, gasdotti, oleodotti, gli investimenti diretti all'estero. E poi la guerra vera e propria che vediamo divampare in diverse parti del mondo. Per quanto riguarda, come dire, la collocazione di un paese nella categoria dell'imperialismo, io mi rifarei ancora ai 5 punti di Lenin, quelli che Lenin delinea nell'imperialismo fase superiore del capitalismo, uscito nel 17 in realtà, precedente, scritto durante l'esilio a Zurigo, quindi ancora nel 16. Questi punti sono ancora utili perché quando si parla della concentrazione della produzione e del capitale a un grado talmente elevato da portare alla formazione dei monopoli è un punto assolutamente presente, così pure come la definizione di capitale finanziario, che nelle interpretazioni, come dire, del pensiero economico borghese, tendiamo a ridurre capitale finanziario e ridurlo a speculazione o attività di banche o grandi fondi di investimento, ma in realtà capitale finanziario definito correttamente da Hilferding,
poi dai grandi studiosi marxisti che si sono occupati del fenomeno imperialistico, è la fusione fra il capitale industriale e appunto il capitale monetario, che anche qui conosce poi un'evoluzione, uno sviluppo. Adesso abbiamo i grandi fondi di investimento che comunque non sono dediti solo ed esclusivamente alla speculazione, ma appunto anche a finanziare, non so, siamo i grandi big tech, big pharma o altre grandi attività monopolistiche. Poi l'importanza che sottolineava allora i tempi di Lenin dell'esportazione del capitale, e qui abbiamo appunto la grande rilevanza, come dicevo prima, degli investimenti diretti all'estero alla ricerca di saggi di profitto più elevati. E poi c'era la spartizione del mondo, cioè il sorgere di grandi associazioni monopolistiche internazionali e la spartizione della terra fra le grandi potenze. Ecco, teniamo presente sempre che questi punti sono utili e ci forniscono un'utile guida. Teniamo presente che adesso siamo nella fase transnazionale dell'imperialismo e quindi qui hanno iniziato ad assumere un ruolo rilevante quelle grandi formazioni sovranazionali, l'Unione Europea, l'ASEAN, che è uno dei primi a essere nati, e tante grandi organizzazioni che rispondono alle nuove esigenze del capitale in questa fase. Per quanto riguarda diciamo la contrapposizione, la lotta principale che si sta delineando in questo momento, io direi che si potrebbe parlare quasi di una sorta di concentrazione imperialistica, nel senso che vediamo delinearsi due grandi blocchi, da un lato Stati Uniti e Unione Europea, con l'Unione Europea che si trova in una posizione decisamente subordinata. L'Unione Europea ha subito grande sconfitta, il capitale statunitense ha operato bene, l'imperialismo statunitense ha operato bene perché sia dalla lotta condotta ai danni dell'euro, sia a maggior ragione con la guerra in Ucraina che ha interrotto quella condizione fondamentale per il capitale europeo, che era quella di recuperare energia a prezzi vantaggiosi dalla Russia, ha posto l'Unione Europea in una posizione assolutamente subordinata e sconfitta. Dall'altra parte si delinea invece un blocco che è legato a Cina e Russia, è un po' quello che Brancaccio definiva come uno scontro fra creditori e debitori, in questo testo interessante, in cui sottolineava come nel corso degli ultimi decenni, insomma, siamo arrivati ad avere un accumulo di denaro, di grandi capitali da investire, grazie anche a quel processo con cui il capitale, l'imperialismo occidentale ha cercato di uscire dalla crisi, quindi spostando le imprese, la produzione in luoghi dove il costo della forza lavoro era più bassa, quindi tassi di profitto più elevati, e questo però al di là dei grandi progetti statunitensi ed europei, in particolar modo quelli degli Stati Uniti, di venire a dominare il processo di cosiddetto di globalizzazione, anche se in realtà sarebbe meglio parlare di una mondializzazione capitalistica che si realizza compiutamente con l'abbattimento, con la sconfitta dell'Unione Sovietica e dei paesi satellite, che peraltro ormai avevano già avviato una transizione verso il capitalismo. In questa situazione questi paesi, quindi sto parlando di paesi come la Cina innanzitutto, ma anche il sud-est asiatico, ma anche la Russia, una volta che si è risollevata da quella situazione di devastazione che segue alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, per cui la Russia era diventata oggetto di
di predazione da parte dell'imperialismo occidentale con la complicità dei gruppi dirigenti, parliamo di Yeltsin, ecco, per usare la figura di riferimento. E quindi questi paesi hanno sviluppato un'attività produttiva notevole, possono godere anche di risorse a livello di materie prime importanti e hanno accumulato questi grandi capitali che vogliono investire, ma il loro investimento non vuole essere limitato all'acquisto dei buoni del tesoro statunitensi, che infatti i cinesi, ancor più i russi, hanno iniziato a ridurre, ma non solo loro, penso anche ai sauditi, hanno toccato la cifra minore di possesso di buoni del tesoro statunitensi negli ultimi anni, è arrivato nel 2023 a toccare il livello più basso. Questo perché? Perché la volontà è appunto quella di procedere, come normalmente avviene all'interno della competizione capitalistica, procedere all'acquisto delle attività produttive, non accontentarsi dei buoni del tesoro. Dall'altra parte abbiamo gli Stati Uniti, che infatti hanno sempre più dirottato la produzione al di fuori, dislocato al di fuori del paese la produzione, mantenendo naturalmente alcuni punti rilevanti nell'alta tecnologia, nelle attività estrattive, questo indubbiamente, però si sono ritrovati a essere sempre più indebitati e a finanziare con questo debito guerre che vengono condotte nel momento in cui iniziano a essere messe in discussione alcuni degli elementi su cui si regge il sistema di potere statunitense. E qui dicevamo di quei punti fondamentali che sono appunto le aree valutarie, gli investimenti diretti all'estero, il controllo dei corridoi. D'altronde qui la questione che gli Stati Uniti si trovano a dover affrontare è quella legata al dollaro. Finché il dollaro rimane la moneta fondamentale di riferimento per l'acquisto delle principali materie prime, allora a questo punto è possibile per loro continuare a emettere i loro buoni, continuare a stampare dollari, perché questi rimangono comunque indispensabili per acquistare le materie prime. Questo sta venendo meno perché se è vero che gli Stati Uniti hanno lottato bene contro la comparsa dell'euro, siamo alla fine del secolo scorso e compare l'euro, pone fine al ruolo monopolistico del dollaro. E qui gli Stati Uniti, dicevamo, hanno agito in diverse occasioni. Io penso alla guerra in Jugoslavia, in cui abbiamo visto l'euro perdere di valore, e non solo. Abbiamo anche visto interrompere alcuni dei corridoi fondamentali che servivano al capitale tedesco, ad esempio, per mettersi in connessione col Medio Oriente e col Caspio e queste zone fondamentali che passano dai Balcani e si spostano verso est. Abbiamo visto delinearsi altre crisi importanti quando l'Iraq di Saddam Hussein ha deciso di non valutare più il petrolio in dollari, ricorrendo all'euro. E a questo punto questo spiega la seconda guerra del Golfo. Stesso identico discorso per quando viene attaccata la Libia. Anche qui c'era quel grande progetto di Gheddafi di dar vita ad un'area monetaria africana. La Libia aveva accumulato enormi riserve in oro e argento, su cui poi
basare questa nuova unità di misura, che doveva essere il dinaro libico, che avrebbe svolto una funzione importante nella delineazione di questa nuova area valutaria. E anche qui puntualmente c'è stato l'attacco alla Libia, la distruzione di fatto di quello che era uno dei paesi più avanzati, se non il paese più avanzato in Africa. Problemi che si stanno delineando in modo sempre più pressante in questo scontro sono quelli legati al pericolo di una valutazione del petrolio in yuan. E qui la Cina sta operando molto molto bene, perché ha favorito un processo di riavvicinamento fra Iran e Arabia Saudita. Questo ha una duplice importanza. Permette di pacificare o quantomeno di ridurre le tensioni in una delle regioni fondamentali per la Cina, perché da lì recupera molte riserve energetiche e da lì passa la via della seta. Accordi sono stati già fatti con i sauditi, con gli emiratini, a maggior ragione con l'Iran, che fornisce abbondantemente la Cina, ma i sauditi sono stati molto chiari. Il ministro dell'economia saudita ha detto: ma noi non è che dobbiamo per forza vendere il petrolio in dollari, no, noi non rifiutiamo a priori la possibilità di vendere le nostre ricchezze energetiche in un'altra valuta. E questo è un altro elemento che è estremamente pericoloso per gli Stati Uniti. E anche il fatto che si sia arrivati dopo 50 anni a non rinnovare quegli accordi che erano stati siglati fra Stati Uniti e Arabia Saudita, per cui Stati Uniti garantivano, come dire, protezione militare, investimenti tecnologici, e i sauditi si impegnavano a non vendere la loro merce, il loro petrolio in una valuta diversa dal dollaro. In realtà sono più di un accordo, sono un paio di accordi, alcuni dei quali segreti, ma alla fine c'è anche stata una profonda trasformazione che è legata a due fenomeni. Da un lato, gli Stati Uniti hanno iniziato a produrre petrolio con i processi di fratturazione idraulica, e petrolio e gas. E dall'altra parte, se le quantità di petrolio acquistato dagli Stati Uniti erano molto alte nei confronti dell'Arabia Saudita, queste sono venute a scendere sempre più, mentre sono aumentate esponenzialmente quelle della Cina, nel momento in cui la Cina ha iniziato a diventare la più grande potenza economica mondiale. L'altro tema su cui si gioca questo scontro fra le varie potenze è quello legato ai corridoi, i grandi corridoi energetici e di merci sono un elemento fondamentale di questo scontro. Gli Stati Uniti, c'era questo importante, interessante documento che esce nel 92, il Defense Planning Guidance per il periodo, per il quinquennio 94-99, dove si dice chiaramente: noi operiamo per impedire che una potenza ostile venga a dominare determinate regioni in cui le risorse potrebbero portare alla formazione di una potenza globale. E qui citavano Europa occidentale, Asia orientale, ex territori dell'ex Unione Sovietica, Asia sud-occidentale, Medio Oriente. E qui è dove, e questi sono proprio i punti dove vediamo divampare lo scontro. Il controllo di giacimenti, il controllo di oleodotti. Quando finisce l'Unione Sovietica, quando si frantuma il blocco socialista, si scatena proprio la lotta per il controllo di questi corridoi. Dalla prima guerra del Golfo del 91, la Jugoslavia, noi vediamo tutta una serie di guerre che si spostano lungo una direttrice: Balcani, Medio Oriente, Caucaso, Caspio, Iran, Afghanistan, Tibet,
Cina. Quella è inevitabilmente la linea principale, la linea di faglia su cui poi si sviluppa lo scontro sempre più acuto. Poi altri luoghi importanti sono l'Indo-Pacifico, ovviamente, motivo per cui i cinesi stanno cercando di costruire corridoi che non necessariamente siano legati alla possibilità di una chiusura da parte degli Stati Uniti che controllano i mari, e quindi evitare lo stretto di Malacca, evitare altri nodi che sono crociali, e quindi grandi gasdotti, oleodotti con la Russia, la parte della Via della Seta che passa attraverso il Pakistan, e poi c'è l'Africa. L'Africa è l'altro grande elemento di lotta. I russi invece che cosa stanno costruendo a proposito di grandi vie di comunicazione, grandi corridoi? È il corridoio nord-sud, l'International North-South Transport Corridor, che è un corridoio basato proprio su infrastrutture ferroviarie, navali, stradali. Stiamo parlando di qualcosa di tipo 7.000 chilometri di percorsi che permettono di ridurre il passaggio, che è quello ottimale, attraverso il canale di Suez, che richiede un passaggio dall'India a noi almeno di una quarantina di giorni per raggiungere i mercati nord europei e russi. Questo permette di far risparmiare 2 settimane, 30% di costi di trasporto in meno, ed è questo grande corridoio India-Russia, con tutte le diramazioni, in particolare modo importante quelle con l'Iran, che permetterebbe a Mosca e Teheran di evitare il passaggio in acque internazionali, dove poi sappiamo che gli Stati Uniti esercitano un po' il bello e il cattivo tempo, e dove è più facile bloccare trasporti e altro. Poi ci sono gli investimenti diretti all'estero, dicevamo, che sono proprio questa ricerca basata su un tasso di profitto più elevato, quindi una maggior valorizzazione del capitale. Ecco, questi investimenti diretti all'estero dei principali capitali transnazionali all'inizio venivano soprattutto dai paesi dell'area OCSE, e si dirigevano non tanto verso le aree dominate quanto verso i paesi industrialmente più avanzati. La vera novità è consistita nel momento in cui sono comparsi gli investimenti cinesi, in particolar modo l'America Meridionale, l'Africa. E l'Africa costituisce un grande obiettivo per il capitale cinese, per il capitale russo. In particolar modo il capitale russo ha dato vita a alcune organizzazioni importanti come l'AFROCOM, che è il Comitato di Coordinamento per la Cooperazione Economica con i Paesi Africani, in cui l'amministratore delegato di questa, il presidente del consiglio di amministrazione di questo AFROCOM, spiega molto bene come siamo pronti a lavorare in queste aree strategiche che sono fondamentali per le materie prime, progetti infrastrutturali e così via. E tutto ciò ci porta poi all'altro punto importante, che è quello del conflitto aperto, perché dopo la fine dell'Unione Sovietica, il imperialismo statunitense ha ripreso un atteggiamento espansivo. Ricordiamoci appunto la prima guerra del Golfo, che è quella che segna la ripresa di quel grande progetto unipolare statunitense, che in realtà non si è, nella sua pienezza si è realizzato forse per una decina d'anni, diciamo dalla prima guerra del Golfo fino alla distruzione della Jugoslavia, il Kosovo. Questo perché la crisi jugoslava ha portato la guerra in casa dell'Unione Europea, proprio lungo le sue direttrici di espansione, destabilizzandone l'Unione e la moneta, costringendo gli europei a spese militari, proprio quando il processo di unificazione monetaria chiedeva semmai una diminuzione in questo senso.
Se finora le guerre sono state combattute per lo più per interposta persona o con un intervento diretto di Stati Uniti e NATO, la situazione ha conosciuto, diciamo, un salto qualitativo con lo scontro in Ucraina, perché qui stiamo procedendo sempre più verso un conflitto diretto NATO-Russia. E qui poi ci sarebbe anche da considerare tanti altri luoghi in cui questi conflitti si stanno delineando. Vediamo l'attività condotta dalla Russia in Africa ha prodotto risultati importanti, perché la Russia ha qui costruito basi, ha raggiunto accordi con il Sudan, ha raggiunto accordi con la Repubblica Centrafricana, addirittura in Repubblica Centrafricana si parla di una base capace di ospitare 10.000 militari. Le basi che si stanno trattando di fatto con la Libia, con Haftar, col governo di Tobruk, garantirebbero appunto un'altra base navale a Tobruk, la base militare aerea di fatto c'è già, perché quando hanno costruito i russi quella specie di linea Maginot, dopo che il tentativo di Haftar di riunificare la Libia è fallito a causa dell'intervento turco che è andato in soccorso di Tripoli, e lì è stata costruita una linea di fortificazioni russe che hanno la relativa base militare aerea, che permette poi di garantire quei collegamenti con la Repubblica Centrafricana, col Sahel, che è l'altro punto delicatissimo dello scacchiere africano, perché qui diversi paesi hanno dato il ben servito a Francia e Stati Uniti, invitandoli proprio ad abbandonare le basi, e vi si sono installati i russi, con i quali già c'erano dei contatti importanti in funzione antijihadista, ma qui sappiamo che il jihadismo è stato un'arma fin dalla sua creazione, è stata un'arma nelle mani dell'imperialismo occidentale, e uno degli ultimi attacchi che ci sono stati in Mali, che hanno prodotto decine di vittime fra i soldati maliani e i russi dell'Africa Corps, l'ex Wagner, è stato proprio operato da questa formazione qaidista alleata con gli indipendentisti Tuareg, e rivendicato apertamente la collaborazione degli ucraini, che fosse solo a livello logistico di informazione, di rifornimenti, di droni, o che fosse anche una partecipazione diretta sul campo, questo poi è ancora da vedere, però è un altro dei luoghi in cui fondamentale è lo scontro, che è destinato ad acuirsi anche qui. Io non andrei troppo oltre, perché le capacità anche di sopportazione del prossimo devono essere rispettate, ma spero di aver delineato a grandi linee, ecco, alcuni dei punti principali della questione, dello scontro in atto. Ecco. Va bene, grazie Maurizio. Ti pongo un po' di questioni a partire da altre posizioni che si sono espresse, appunto. Innanzitutto partiamo dalla definizione di imperialismo. Te hai centrato, diciamo, il concetto sulla fase superiore o suprema di sviluppo del capitalismo, ma diciamo altri fanno notare che in realtà esiste un imperialismo sia precedente a questa fase e sia, diciamo, posteriore a questa fase. Lo stesso Lenin, che ne so, parla dell'imperialismo dell'antica Roma. Oppure, per esempio, parla dell'imperialismo straccione italiano ai tempi di Crispi e Giolitti, che sicuramente non era la fase ultima del capitalismo. Considera, diciamo, il loro principale avversario l'imperialismo della Russia dello Zar, pure questo imperialismo difficilmente poteva essere, diciamo, nella fase ultima del capitalismo. E poi altri fanno appunto notare che esiste purtroppo anche un imperialismo, tra virgolette, post-capitalista, perché i paesi, diciamo, cosiddetti del socialismo reale, pure lì ci sono stati degli scontri che alcuni hanno interpretato in senso imperialista. Pensiamo, per esempio, alla spartizione del mondo a Yalta, che poi ha portato
l'Unione Sovietica a avere un'attitudine sostanzialmente di dominio rispetto all'area che aveva liberato, barra conquistato contro, diciamo, il nazifascismo. Tant'è che una metà, diciamo, del mondo comunista accusava l'Unione Sovietica di sociale imperialismo, cioè socialisti a parole, ma poi di fatto imperialisti. Questo. E poi l'altra cosa che si fa notare è che, pure rispetto, diciamo, ai 5 punti indicati da Lenin, che sicuramente sono fondamentali, tant'è che più o meno tutti giustamente li hanno richiamati, però appunto Lenin stesso sottolinea che si tratta appunto innanzitutto solo dell'imperialismo, cioè di punti che riguardano l'imperialismo solo come fase suprema del capitalismo, e poi appunto Lenin aggiunge che si tratta di un'analisi soltanto economica, e chiarisce perché ha dovuto utilizzare il linguaggio degli schiavi, perché voleva appunto che quest'opera fosse possibile diffonderla anche, diciamo, nella Russia zarista, dove c'era una terribile censura. Ma appunto questo sembra sottintendere che ci sta anche, diciamo, una caratterizzazione più politica dell'imperialismo. E con questo andiamo, diciamo, all'altra questione molto dibattuta, che è appunto questa interpretazione, diciamo, transnazionale della fase attuale dell'imperialismo. Diciamo che questa concezione è contestata da diversi interpreti che abbiamo appunto sentito per diversi motivi. Beh, innanzitutto perché l'età dell'imperialismo è, come anche Lenin sottolinea, l'età delle guerre imperialiste, e invece se esistesse, diciamo, un unico capitale transnazionale, si andrebbe un po' nel senso di Kautsky, di un superimperialismo che dovrebbe in qualche modo attutire i conflitti, mentre invece, almeno apparentemente, sembra, diciamo, più attuale l'interpretazione, appunto, per esempio, di Lenin, che pure te hai richiamato, che appunto vede l'imperialismo appunto come l'epoca delle guerre imperialiste e della rivoluzione socialista, sostanzialmente. Anche perché si dice che l'industria più importante, quella che più pesa, è l'industria bellica, e l'industria bellica difficilmente può essere transnazionale, nel senso che gli Stati Uniti non fornirebbero mai le loro capacità militari alla Cina o alla Russia, e viceversa. Stesso discorso vale anche per gli altri aspetti che anche te giustamente hai richiamato, cioè i gasdotti, gli oleodotti, i corridoi. Pure qui è difficile interpretarli in senso transnazionale, perché c'è sempre uno scontro tra potenze, e come dicevi te, ci sono state anche guerre su questo aspetto. Discorso analogo può valere per le aree valutarie, anche questo indica che al di là degli aspetti transnazionali ci sono ancora degli scontri che, diciamo, vanno in contrasto con questa tendenza all'aspetto transnazionale. Poi sì, rispetto ad altre questioni che forse vale la pena di sollevare, rispetto alla questione del rapporto tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ti hai parlato giustamente di una subordinazione dell'Unione Europea, però altri, insomma, osservano che in realtà non c'è una vera e propria subordinazione, nel senso che ogni imperialismo fa i suoi interessi, e quindi non avrebbe senso che l'Unione Europea spontaneamente si subordinasse agli interessi dell'imperialismo statunitense. Anche te, appunto, ricordavi che ci sono dei contrasti tra questi imperialismi, per esempio per i corridoi, eccetera, eccetera. E ad esempio, pure rispetto alla guerra in Jugoslavia,
Quella guerra è stata voluta in primo luogo dall'imperialismo tedesco. All'inizio gli Stati Uniti non erano, fino a che non hanno trovato, diciamo, un loro interesse con i musulmani di Bosnia, hanno frenato. E comunque, se è vero quello che dicevi, che l'Unione Europea ha pagato un prezzo, ma proprio perché ci sono contrasti interimperialisti, è anche vero che tutta quell'area, come peraltro, diciamo, quello che sta avvenendo con la guerra in Ucraina è finita, diciamo, nella spartizione del mondo tra potenze imperialiste nell'area che era l'area del Marco, che poi è diventata l'area dell'euro essenzialmente, nel senso che tutti quei paesi, Croazia, eccetera, sono diventati subfornitori, diciamo, dell'imperialismo tedesco, dell'industria comunque europea. E anche, diciamo, la guerra in Ucraina sembra alla fine favorire più gli interessi dell'imperialismo europeo, perché appunto gli Stati Uniti sono molto distanti, quindi difficilmente, tant'è che ci sono, come sicuramente sai, c'è una parte importante degli Stati Uniti che rischia addirittura di vincere le elezioni e che dice che la guerra con l'Ucraina a loro interessa relativamente poco, che se la devono insomma gestire gli europei, perché è una cosa che interessa loro, mentre loro si vogliono concentrare sull'area del Pacifico, perché quella è una zona, insomma, di espansione dell'imperialismo statunitense. Tant'è che molti dicono che questa alleanza stretta che c'è stata adesso con Biden rischia di saltare con Trump. E tra pochi giorni Trump rischia di tornare a essere presidente, tanto che appunto nella precedente presidenza di Trump Macron era arrivato a dire che ormai la NATO non aveva più senso, insomma. Sì, poi altre due questioni velocemente. Non hai parlato dell'imperialismo italiano, e quindi ti chiedo, insomma, per quale motivo? Perché alcuni sostengono che proprio pure nell'analisi di Lenin il nemico principale è sempre l'imperialismo del proprio paese. Tant'è che, per esempio, Lenin criticava quei russi che, quando parlavano dell'imperialismo, invece di attaccare l'imperialismo russo, per esempio, criticavano l'imperialismo giapponese, che era in contrasto con l'imperialismo russo. Ultima questione. Rispetto alla Russia e alla Cina, da quello che ho capito, la tua impostazione è che ci sono sostanzialmente due poli imperialisti in conflitto, però, diciamo, diversi analisti che abbiamo sentito tendono a considerare la Russia e la Cina, che peraltro alcuni sostengono che comunque non sono nella fase superiore di sviluppo del capitalismo. E comunque, rispetto, diciamo, a certe caratteristiche, pure, diciamo, della definizione di Lenin, per esempio, appunto, la spartizione del mondo tra potenze imperialiste, dicono che in realtà, la Russia e la Cina, dal punto di vista, politico, hanno una funzione, anche magari involontariamente antiimperialista, perché, diciamo, in qualche modo fanno da contrappeso, tant'è che tutti i paesi, diciamo, che sono sotto aggressione da parte dell'imperialismo occidentale, a partire dai paesi, diciamo, governati dai comunisti, tendono, diciamo, a stringere, a partire da Cuba, degli accordi con questi paesi, ma questo vale, diciamo, anche per i paesi antiimperialisti a livello internazionale. Va bene, finisco qui, se no è troppo lungo, e ti ridò la parola. Ti ringrazio, tu tienimi d'occhio se salto qualche punto perché ho preso Va appunti, ma bisogna riuscire poi a decifrarli. Dunque, partiamo dall'imperialismo. Ecco, io preferisco, credo che funzioni meglio la traduzione di fase superiore che non suprema, nel senso che
è una delle tappe dello sviluppo del sistema capitalistico. Che cosa verrà dopo, non lo sappiamo, nel senso vedremo le contraddizioni del modo di produzione a che cosa porteranno. Suprema dall'idea di tappa un po' terminale, di ultimo stadio, che questo è ancora da vedersi. Sì, il termine imperialismo è vero, si usa anche per riferirsi a, che so, l'imperialismo ateniese, a quello dell'antica Roma, però ecco, io rimarrei fermo al modo di produzione capitalistico. È per questo che direi che l'imperialismo si può collocare come una delle tappe di sviluppo di questo modo di produzione. Nel caso di Roma, di Atene o dell'impero cinese, quando c'era il modo di produzione asiatico, siamo all'interno di un sistema economico e produttivo diverso. Nulla ci vieta di usare questo termine, però questo è una cosa diversa, nel senso, è rispondente alle esigenze dello sviluppo del capitale a una determinata fase elevata del suo avanzamento, cioè quello che ci porta ai monopoli. Questo. Per quanto riguarda le osservazioni di Lenin, no, ma sicuramente Lenin, come dire, poneva anche delle avvertenze significative sia nel testo del 16, sia in un altro testo dell'ottobre, in cui andava a specificare meglio i punti delineati nell'imperialismo fase superiore del capitalismo, per cui certo ci sono anche da considerare le questioni politiche, questo è assolutamente da considerare, da tenere presente. Quei punti, secondo me, rimangono un utile filo conduttore, ecco, un utile strumento per cercare di, come dire, metterci d'accordo su che cosa intendiamo per imperialismo e se possiamo catalogare certi paesi nel novero di questa definizione. Per quanto riguarda invece l'Unione Sovietica e se è possibile attribuire il termine di imperialismo all'Unione Sovietica, ecco, prima bisognerebbe capire che cos'era l'Unione Sovietica, altra cosa che ci dovrebbe portare via giorni, non ore. Io direi che molto utile era la definizione che era stata usata da Andrea Catone, quella di una società di transizione. Questa transizione che inizia con la rivoluzione d'ottobre, ecco, fino a quando dura? Io direi fino a Stalin, nel senso fino a Stalin compreso. Qui c'è un tentativo di edificare qualche cosa di diverso e nel momento in cui però arriviamo quindi alla morte di Stalin, siamo nel 1953, peraltro in mezzo c'è stata qualcosa come la Seconda Guerra Mondiale, tutto ciò che ha comportato per l'Unione Sovietica. Le esigenze dell'Unione Sovietica, almeno nel momento in cui si arriva agli accordi post-Seconda Guerra Mondiale e quindi con il controllo sull'Europa dell'Est, più che a esigenze imperialistiche, in quel momento sembrano rispondere a esigenze di sicurezza, cioè porre quanto più spazio possibile fra l'Unione Sovietica e l'imperialismo occidentale, che era lo stesso principio, lo stesso criterio che stava alla base degli accordi Ribbentrop-Molotov, lo stesso principio che sta alla base degli accordi fra Churchill e Stalin a Mosca nel 1944. Quindi io direi che è quello. Poi è vero, l'Unione Sovietica probabilmente da lì in avanti avvia una graduale trasformazione che poi la porterà a essere più vicina al modo di produzione capitalistico, ma questo avviene soprattutto negli anni 70, quando ormai finisce per essere inglobata in quell'insieme di accordi con i paesi occidentali, per cui si vendono le materie prime, si acquista la tecnologia occidentale, si pensa di poter
campare in quel modo, dato che il prezzo delle materie prime era alto. A quel punto il prezzo delle materie prime verrà fatto scendere, questi paesi saranno indebitati e perfettamente integrati, oltretutto in una posizione subordinata, nei sistemi che poi fanno capo a Fondo Monetario, Banca Mondiale, che poi abbiamo visto saccheggiare ampiamente questi paesi una volta dissolta l'Unione Sovietica. L'altra questione importante, chiediamo, è la questione delle guerre, certo. Ecco, qui no, non c'è, su questo, siamo d'accordo, non si può parlare di un unico imperialismo per usare l'ultraimperialismo kautskiano o di Hilferding o ancora di Negri alla fine. Negri e Hart, quel famoso testo che ebbe un grande riscontro. Ecco, la presenza nella fase transnazionale del capitalismo non implica la presenza dell'ultraimperialismo. La lotta fra capitali rimane costante, questo vale nella fase nazionale, nella fase multinazionale e vale nella fase attuale. Cioè, soluzione di Kautsky o di Negri elimina le contraddizioni della lotta intercapitalistica, che è, come dire, a fondamento del sistema stesso, cioè non esiste un'entità, un'unità indefinita, pacificata, che poi la puoi chiamare impero come la chiama Negri, la puoi chiamare ultraimperialismo come faceva Kautsky. Questa poca importanza, nel senso Negri correttamente dal suo punto di vista elimina addirittura il termine imperialismo perché lo ricollega alla realtà, secondo lui, superata dello Stato-nazione, cioè non essendoci più potenze imperialistiche, ma l'ordine capitalistico unificato, lui dice ormai c'è un comando unificato globale, quindi verrebbe meno lo scontro interimperialistico, ma è un'analisi che evidentemente cozza con tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Per quanto riguarda il capitale transnazionale, ecco, beh, qui il capitale transnazionale è il frutto della necessità di un nuovo ordine mondiale susseguente allo scoppio dell'ultima grande crisi. È proprio qui che nasce da esigenze del capitale stesso. Il capitale necessita per fronteggiare questa crisi di sovrapproduzione, di ridefinire una divisione internazionale del lavoro, di andare alla ricerca di plusvalore, dato che nel mercato interno non riesce a ottenere risultati adeguati, e qui prende appunto le diverse forme che abbiamo visto con gli investimenti diretti all'estero, i prestiti ai paesi in via di sviluppo che poi hanno determinato il debito e il relativo saccheggio, l'investimento produttivo diretto nei paesi diciamo nei paesi subordinati di questa gerarchia con forza lavoro e materie prime garantisce profitti superiori. Poi è vero, non è che tutto questo debba riguardare per forza ogni settore. Certo, l'industria bellica tende a rimanere collegata al paese dominante, però anche qui non è che vengano meno rapporti e interconnessioni fra i grandi nuclei produttivi, magari più limitati al polo di riferimento, perché le connessioni fra l'apparato militare industriale statunitense e quello europeo sono forti, e non solo quello europeo. I vari paesi che acquistano armi dagli Stati Uniti, comunque sia, collaborano a questa attività, in alcuni casi anche con la dislocazione di parte delle attività produttive. Ricordiamo tutto quel grande scontro che c'era stato con la Turchia per la produzione di quegli ultimi aerei da combattimento, cui una parte doveva essere prodotta proprio nel paese. Qui è vero, questo è più legato magari al blocco, ecco, non direi allo Stato nazionale, perché le interconnessioni con gli alleati da questo punto di vista ci sono, e da lì poi tutta una serie di preoccupazioni legate a contatti che gli alleati fanno
che gli alleati hanno con altri paesi del blocco concorrente. Pensiamo a tutta la vicenda legata al 5G, alle telecomunicazioni cinesi e altro, perché si temeva potessero diventare strumento di spionaggio. Però questa industria bellica, a che cosa serve? Questa industria bellica serve proprio per il controllo di quelle aree valutarie, di quei corridoi che sono centrali. È qui che si sviluppa il grande scontro. Anche qui però non è che si tratti soltanto, come dire, di una collocazione nazionale. L'area valutaria esonda dai confini di un territorio, dei confini di uno Stato. Cioè, il dollaro non riguarda soltanto gli Stati Uniti. Anzi, a questo valeva anche per l'euro, e lo stesso discorso vale per lo yuan. Fermo restando che è vero, ci sono queste tendenze, soprattutto in atto adesso, a ridurre, come dire, il cosiddetto friend shoring, cioè il supporto dell'amico. Supporto dell'amico vuol dire contrario, vuol dire controllo dell'imperialismo dominante, né più né meno, che è quello che stanno rischiando gli europei. Sul fatto che non ci sia una vera subordinazione dell'Unione Europea, allora qui, se noi intendiamo che ci possono essere contrasti e concorrenza fra capitali di Unione Europea e Stati Uniti, che ci siano interessi in determinati campi divergenti, questo è verissimo, perché se no non si spiegherebbe per quale motivo gli Stati Uniti si sono dati un così grande da fare a indebolire l'euro e indebolire l'alleato, ma anche concorrente, il fratello nemico. E qui gli Stati Uniti hanno lavorato molto bene perché l'Unione Europea è stata di fatto sconfitta, soprattutto con la guerra in Russia e la guerra in Ucraina condotta dai russi. E qui, attenzione, poi dobbiamo anche discutere, come dire, del capitale europeo, cioè questi interessi del capitale europeo. A cosa rispondono? Dobbiamo tenere presente che ci sono dei settori concorrenziali del capitale finanziario europeo, per cui noi abbiamo dei settori tradizionali che sono quelli legati, e questo riguarda non solo l'Europa, intendiamoci, settori tradizionali che sono legati al petrolio, gas, carbone, a manifattura, proprio immobiliare, l'alimentare. E dall'altra parte invece quei settori, come dire, ad alta tecnologia, l'aerospaziale, le armi, l'apparato militare industriale, le grandi industrie farmaceutiche e l'economia verde cosiddetta. Questo grande contrasto, che è fondamentale negli Stati Uniti, ma che poi è trasponibile benissimo anche in Europa. E qui la politica suicida condotta dagli europei si spiega anche dal fatto che la classe dirigente europea magari è più espressione di quegli interessi della seconda categoria che ho elencato e che sta risultando vincente alla fine nel conflitto fra i vari capitali. Questa è un'analisi interessante che ha fatto Giulio Palermo in un libro proprio sulla guerra in Ucraina. E il primo settore, cioè il secondo settore che ho elencato, quello diciamo tecnologicamente più avanzato, può accelerare il processo di penetrazione dei cosiddetti capitali verdi nel mercato europeo, offre contemporaneamente uno sbocco anche al settore, come dire, sconfitto di questo grande scontro intercapitalistico, che sarebbe quello legato ancora a petrolio e gas, che in realtà ha ottenuto un ottimo successo con la guerra in Ucraina, perché gli europei si sono ritrovati a dover acquistare gas e petrolio a pagarli infinitamente di più. Con questo sono stati messi fuori gioco gli alleati concorrenti. Ci sono poi altre cose, c'era il TTP, che era l'altro accordo che poi è venuto meno, che era stato delineato da Obama, che era volto di fatto ad aprire i mercati europei alle merci statunitensi. Sono tante cose che noi non importiamo, soprattutto OGM, ma anche
carni, perché negli Stati Uniti ci sono dei criteri di lavorazione che da noi sono banditi, cioè, da noi, qualcuno li fa sicuramente, ma non sono legittimi. Poi un'altra cosa importante, vediamo se riesco a tradurre i miei scarabocchi. Ah, ecco, negli Stati Uniti noi siamo di fronte a uno scontro fra due fazioni del capitalismo imperialistico diverse, in concorrenza fra di loro. Queste due fazioni, che per comodità, dal punto di vista, come dire, se dobbiamo individuare delle persone, da un lato ci mettiamo Trump, dall'altro ci mettiamo Harris attualmente, Biden prima, Obama, insomma, adesso non è tanto importante, ma meglio ancora Hillary Clinton, sono espressione di due differenti strategie imperialistiche, perché non possiamo pensare che l'orizzonte imperialistico sia trascendibile da questo punto di vista. Però rispondono, come dire, a gruppi di interesse differenti, quelli lì che tiene in capo prima del settore, se vogliamo, più avanzato. Dall'altra parte Trump, che ha l'appoggio che punta a riportare una produzione industriale all'interno, cioè quindi far ritornare negli Stati Uniti i capitali investiti all'estero con un forte protezionismo, che è un po' la richiesta dei produttori nazionali, delle camere di commercio. Questo però che cosa richiederebbe? Questo richiederebbe, per la fazione trumpiana, richiederebbe di, come dire, ridurre i contrasti con le potenze rivali. E una delle grandi preoccupazioni qui era quella di impedire il saldarsi dell'alleanza Cina-Russia, Cina-Russia-Iran, che già Brzezinski, alla fine del secolo passato diceva: questa è una di quelle cose che dobbiamo assolutamente evitare, perché diventerebbe pericolosa. Ecco, in realtà tutta la politica che è stata condotta di espansione della NATO, di limitare e danneggiare i corridoi russi-cinesi e lo scontro sulle aree valutarie, ha portato proprio a realizzare questa unione, in particolar modo dal 2014 l'Ucraina è diventata il fulcro di questo scontro, e quindi Cina e Russia si stanno avvicinando di più, perché la Cina garantisce dei grandi capitali da investire e garantisce, come dire, un grande livello di tecnologico, di avanzamento tecnologico. La Russia è una potenza militare di primo ordine e ha molte, molte materie prime. Quindi diciamo che è un'alleanza organica, viene a formarsi un blocco con reciproci interessi, naturalmente con la Russia meno forte della Cina, è questo. Magari più forte dal punto di vista militare, ma meno forte dal punto di vista economico. E la guerra, si sa, si fa sulla base della forza economica. Ecco qui un'altra cosa importante che mi sono dimenticato di dire, ecco, teniamo sempre presente che però la questione della guerra dal punto di vista economico, la guerra non produce valore, la guerra lo distrugge. La guerra distrugge valore e può essere utile per, come dire, limitare la sovrapproduzione, distruggere la sovrapproduzione, favorire un nuovo ciclo di accumulazione. Ma la guerra non produce valore, cioè può produrre l'accaparramento del plusvalore degli sconfitti. Questo sì, però va a vantaggio di una parte delle forze in gioco. Il gioco, semmai, è a somma zero, cioè qualcuno ci guadagna e qualcun altro perde, ma non produce. Quindi, per parlare di keynesismo militare, cose del genere, come sottolineava bene Gianfranco Pala, lascia il tempo che trova, cioè ci sono delle controindicazioni notevoli da questo punto di vista. L'altra fazione del capitale statunitense è quella che potremmo definire la liberal neocon, nel senso che nasce dalla convergenza dei liberal diritto umanisti più vicini al Partito Democratico, secondo me ben incarnata dalla figura di Hillary Clinton, che se fosse stata eletta lei, probabilmente il conflitto con la Russia sarebbe diventato
più diretto ancor prima di quanto si sia poi verificato. Non è un caso che coloro i quali sostengono quel vecchio progetto del PNAC, il Project for a New American Century, che erano peraltro buona parte di questi di origine in gioventù trotskisti o quantomeno vicini al movimento comunista, e poi hanno sposato il capitalismo più sfrenato, ma soprattutto hanno elaborato questo progetto appunto di dominio unipolare degli Stati Uniti, al quale non si sono, come dire, non hanno intenzione di rinunciare. E non è un caso che la Harris abbia avuto l'appoggio di Dick Cheney, che è uno dei principali esponenti di quest'ala, per intenderci vicepresidente di Bush Junior, ministro della difesa di Bush Senior, quello che ha progettato la guerra in Iraq, sia la prima che la seconda, l'occupazione dell'Afghanistan, è fra gli autori di quel colpo di Stato che c'è con l'11 settembre, ha esteso sempre più i poteri presidenziali per poter fare la guerra liberamente. Ecco, queste due direttrici convergono. A prescindere dall'appartenenza partitica, perché è di fatto un'alleanza trasversale di diversi partiti, nello stesso partito repubblicano ci sono quelli che sposano decisamente questa posizione, sono fieri avversari di Trump. Cioè, se Trump, quel paio di volte che hanno provato ad eliminarlo, cioè, un'eliminazione di Trump avrebbe garantito magari una bella vittoria elettorale del partito repubblicano sulla scia dell'entusiasmo e della commozione provocata dall'eliminazione del presidente, ma mettendo un presidente neocon. E quindi lo scontro sarebbe destinato a divampare. E qui ci vorrebbe una nuova Yalta, intendiamoci. Si potrà fare con Trump, ammesso che vinca le elezioni? Chi lo sa? Non lo so. Trump, ripeto, sulla base delle esperienze precedenti della sua presidenza, non ha aperto nuove guerre. Anzi, forse probabilmente, con la Russia era stato abbastanza chiaro che voleva addivenire a un accordo in quella funzione di evitare il legame Russia-Cina, ma forse neanche con l'Iran, perché ricordiamoci quando ci fu l'uccisione del generale Soleimani, gli iraniani risposero bombardando le basi statunitensi in Iraq e la cosa finì lì. Per quanto riguarda l'ultima cosa, che era l'imperialismo italiano, sì, è vero, non ho parlato dell'imperialismo italiano, è vero che il nemico principale, come dire, quello con cui abbiamo a che fare, però l'imperialismo italiano in questo momento ha assunto una posizione di sconfitta e di subordinazione. L'imperialismo italiano acutamente, in modo intelligente, era stato gestito, se vogliamo, negli anni della cosiddetta Prima Repubblica, sempre in alleanza con gli Stati Uniti, ma mantenendo un certo margine di autonomia nel Mediterraneo, che era fondamentale e intelligente per garantire rifornimenti energetici, per avere mercati dove riversare le nostre merci. Ecco, l'irrigidirsi dello scontro interimperialistico ha portato alla fine a una posizione di subordinazione nei confronti degli Stati Uniti. Qui convergono, vabbè, la pochezza di una classe politica che è subordinata e prona. Cioè, abbiamo visto quando cambia presidente negli Stati Uniti, da noi è cambiato il presidente del Consiglio, cioè Draghi è stato, come dire, mandato a fare il governatore della colonia. E dall'altra parte ci sono state alcune azioni, come quella di attaccare la Libia, che è stata la cosa più autolesionistica. I grandi interessi dell'ENI, che è un po', come dire, quello che faceva la politica estera italiana, sono ormai dettati non più dai nostri ministeri,
Teniamo presente che anche lei rientra proprio all'interno di quel discorso che facevamo sul capitale transnazionale. Una grossa quota di ENI è detenuta da BlackRock, da Vanguard, da questi grandi fondi di investimento. E quindi non risponde più tanto e solo agli interessi dell'imperialismo italiano, ma finisce per essere subordinata a interessi altri. Certo, con l'operazione in Libia l'Italia ha eliminato quello che era il suo principale alleato nel Mediterraneo. Berlusconi, da quel punto di vista, aveva fatto una cosa estremamente intelligente, l'accordo con Gheddafi era una cosa che ricordava un po' la politica della Prima Repubblica. E poi andò da Napolitano a dire: Presidente, lei è il capo dell'esercito, decida lei. Napolitano cosa ha deciso? Andiamo a bombardare la Libia insieme a inglesi, statunitensi. Francese. Ma Cina e Russia è imperialiste e io siamo d'accordo, io direi di sì, nel senso che secondo me rispondono a quelle caratteristiche. È vero, uno mi dice però lo scontro militare, come dire, la spartizione del mondo, ma la spartizione del mondo adesso avviene attraverso i corridoi, avviene attraverso queste grandi organizzazioni sovranazionali, e qui ci sono un paio di organizzazioni che sono estremamente importanti per il capitale cinese e russo. L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i BRIC, BRICS Plus ormai, il capitale russo ha una serie di organizzazioni come l'Unione Economica Eurasiatica. La comunità economica, anche lì con unioni doganali e con un sistema di difesa formato dagli stati aderenti. Addirittura i russi stanno operando, il progetto è quello di dar vita anche a accordi di difesa, che vuol dire accordi militari. Siamo d'accordo che all'interno di OCS e BRICS ci sono stati con posizioni diverse, ci sono soprattutto alcuni nuclei di contrasto forti fra Pakistan e India, fra Cina e India. Di sicuro l'India non entrerà ora come ora in un'alleanza militare con la Cina. Però questi accordi di difesa sono già stati ribaditi più volte nei grandi incontri sia dei BRICS che degli OCS. E quindi anche questa è un'altra strada, che non vuol dire che si formerà una NATO alternativa e immediatamente, però si sta creando questo processo, come ti dico, ho usato il termine di concentrazione imperialistica, due grandi blocchi destinati ad affrontarsi. Mi Bene, fermo grazie. perché, se no, chi ci ascolta ormai avrà le orecchie tangenti. Grazie Maurizio, è stato molto interessante come al solito. Grazie Alla prossima. a te. Arrivederci.